Cos'era quello? Oh.
osa sfidarmi! Chiunque sia, verrà ridotto in polvere! Yeah!
La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. È davvero incredibile! Va tutto bene, forse è ora di ristrutturare un po'. Queste decorazioni con le colonne sono datate. Quindi qui siamo al sicuro? Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? Era un pezzettino del suo occhio, per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Non c'è di che. Hai detto che questa è la sala degli dèi? Beh, dove sono gli altri? Lascia che cominci dal principio. Con la mano sulla spalla di Phoenix, Hermes raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dèi. Tifone, figlio di Gea, era un mostro sanguinario e crudele, ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dèi. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto. Sì, puoi dirlo forte! E imprigionato in una montagna, dove non avrebbe più potuto fare del male. Accidenti, devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni, Tifone rimase a marcire. Finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione di fuoco e fiamme, Tifone schizzò fuori dalla montagna. Gli dèi lo avevano vessato e torturato. Mai più! Egli giurò. Il mondo verrà purificato! Gli dèi pagheranno! E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste valle benedette dai tetri inferi! Che il Tartaro si faccia strada tra gli dèi! Calpesta! Devasta! Riduci in polvere questi dèi falsi e bugiardi! Venite, dèi dell'Olimpo! Brandite le armi e affrontatemi! Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandovi nella vostra arroganza! Prostratevi davanti alla mia incrollabile perfezione! Alcuni dèi scapparono. Altri rimasero a combattere. Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli delle loro essenze e trasformandoli radicalmente. In un ultimo, disperato tentativo di salvare le loro terre, gli dèi invocarono gli eroi antichi, gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Deboli e pavidi! I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono e mi serviranno per l'eternità! Gli dèi avevano fallito e gli eroi con loro, ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Insomma, tante lotte, tante sconfitte... E ora sei la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Phoenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta, sei tu o Tifone? Lascia stare. Gli dèi sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro poteri. E poi insieme dovrete sconfiggere Tifone. Ah, è una bella impresa. Vorrei che mio fratello fosse qui. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per Zeus. Ma forse, dico forse, sei la persona giusta al momento giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi.
Grazie, credo. Oh, ancora quella faccia, bene. La cosa migliore che puoi fare per cominciare è raggiungere la cima delle altre statue sull'Isola d'Oro, in modo da poter individuare gli dei mancanti. Trovali. Forse possono aiutarti a individuare le loro essenze rubate, anche se ultimamente non sono più loro stessi, quindi non ne sono sicuro. Che significa? Oh, lo scoprirai? Pensa, Fenris, cosa farebbe mio fratello? Probabilmente Ligerone affronterebbe Tifone da solo, come quando sconfisse l'intera flotta di Sparta. Ma che voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Che cos'è? Non ne sono sicuro. L'ha fatto consegnare Ade. Lascio un'offerta al traghettatore e potrebbe giungere un aiuto inaspettato. Ma fa attenzione. Argo ha rotto l'ultimo dono dall'oltretomba e guarda che gli è successo. Chi è Argo? Appunto.
È qui che vi allenate? Oh, dei no! Per me è una perdita di tempo. Basta barare usando il fulmine di Zeus per potenziare forza e resistenza. Io faccio così. Davvero di ispirazione. Me lo dicono spesso. Ah, di nuovo quello splendido profumo. L'ambrosia è vita. Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intero flotto greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Cucina di Efesto! Che dolce! Cerca di non infilzarti da qualche parte. Ma Fenix non stava ascoltando. Una forza nascosta l'attirava verso la fucina. I frammenti adamantini che aveva raccolto volevano essere forgiati. Bel calderone! Fenix lasciò svanire il complimento nel silenzio e provò a concentrarsi su eventuali ricette di pozioni.
Qualche idea per affrontare Tifone? A quanto pare, a voi mortali serve un incentivo, quindi per ogni successo ti darò dell'elettro. E visto che sono il dio del commercio, potrai spenderlo proprio qui per... Indovina? Esatto, commerciare. Che fantasia! Oppure potresti pagarmi con il tuo elettro. Ma l'incentivo non era per me? Sono il dio del guadagno. Che prezzi! Wow! Sono anche il dio dei ladri. Ognuno ha i suoi vizi. Che cosa c'è sotto? È una lista di faccende da fare. Qualcuno deve far pulire, Ares. Ma hai provato a togliere il sangue da un mare di sangue? Eh? Quella sì che è un'impresa. È qui che gli dèi si fanno controllare i denti? No, qui è dove ci togliamo la pelle per cambiare aspetto. Sempre meglio che andare dal dentista.